Benvenuti a questo nuovo corso di pittura iperrealista. Probabilmente molti di voi saranno titubanti nel cimentarsi su un genere così difficile, ma vi posso garantire che con i giusti consigli ed insegnamenti riuscirete a raggiungere un sorprendente risultato già da questo primo corso. Questo corso è talmente dettagliato da potervi rendere rapidamente abili nella pittura ad olio, pur essendo la vostra prima volta. Questo è il soggetto che eseguiremo in questo corso. E questo è lo stesso soggetto con una luminosità accentuata per cogliere i dettagli nell'ombra. Vi consiglio di dipingere seguendo la mia dimostrazione e, nel frattempo, prendere ispirazione dalle immagini mostrate in precedenza. Suggerisco di fare uno screenshot di queste foto e stamparle in modo da avere presente più informazioni visive possibili durante l'esecuzione. Eseguiremo un dipinto su una tela di centimetri 24x18 o poco più. Potete usare anche un altro tipo di supporto, cartone telato, tavola di legno, eccetera. E questo sarà il risultato finale. Come potete notare, il dipinto si discosta parecchio dall'immagine fotografica. Il soggetto dovrà essere semplicemente una fonte di ispirazione. Noi dobbiamo interpretare e personalizzare, senza preoccuparci di dover rispettare le tonalità ed i particolari del soggetto reale. Voi per iniziare limitatevi a ripetere i miei gesti. Quando avrete acquisito una buona padronanza tecnico-pittorica, vi verrà naturale. Durante le lezioni creerò assieme a voi la tavolozza con le tonalità che ci serviranno. Durante la mia esecuzione, oltre alla descrizione parlata e scritta, appariranno in video le tonalità di colore e il tipo di pennello consigliato. In questa prima lezione eseguiremo il disegno, che non dovrà essere lezioso ed accurato. Limitatevi a definire la forma, le luci e le ombre senza esagerare con segni e tratteggi. Più disegnerete sulla tela e più ci sarà il rischio che il vostro disegno appaia in trasparenza sotto il dipinto. Il corso completo è suddiviso in 3 video con 4 lezioni. All'inizio di ogni lezione, oltre al tempo di esecuzione, troverete la lista di materiali, colori e pennelli che ci serviranno. La presentazione è finita, non mi resta che augurarvi una buona pittura. Disegniamo il soggetto su una tela a trama fine di centimetri 24x18 con una matita abbastanza dura. Io solitamente uso una 3H con mine 05. Prepariamo tutti i materiali che ci serviranno per questa prima lezione. Un rotolo di carta assorbente, acqua ragia, tavolozza, medium essiccante Liquin Original della Winsor & Newton. Per la diluizione del colore useremo un essiccante al posto dell'olio. Vi consiglio colori extra fini, da evitare i colori scolastici o di bassa qualità. I pennelli vanno benissimo sia in martora che sintetici. Un pennello numero 2 in martora. Un pennello numero 5 sempre in martora. Un pennello piatto, in questo caso sintetico. E dei pennelli a ventaglio sintetici. Iniziamo spremendo un po' di nero sulla tavolozza. Un po' di terra d'ombra naturale. E un po' di bianco di titanio. Usiamo il bianco di titanio perché è il più coprente. Ora con una spatola spostiamo a lato una parte di nero. Prendiamo una parte di terra d'ombra naturale, la mescoliamo al nero spostato a lato ed avremo una gradazione che denomineremo con il numero 2.
Ora prendiamo parte della gradazione numero 2 e la mescoliamo alla rimanente terra d'ombra naturale. Denomineremo questa gradazione con il numero 3. Ora spremiamo ancora del terra d'ombra naturale, al quale daremo il numero 4. Puliamo la spatola dal colore con della carta assorbente o uno straccio. Spostiamo a lato una parte del colore terra d'ombra naturale numero 4 e, amalgamandolo ad un pizzico di bianco, creeremo una nuova gradazione, la numero 5. Ecco pronta la tavolozza di colori per questa prima lezione. A questo punto intingiamo il pennello numero 5 nel medium e togliamo sulla carta il prodotto in eccesso. Prendiamo il colore nero, avendo cura di mescolarlo al medium che abbiamo sul pennello. Iniziamo a dipingere lo sfondo delimitando i contorni delle mele e della linea d'orizzonte. Intendo come linea di orizzonte la parte che delimita lo sfondo dal piano di appoggio delle mele. Cerchiamo di stendere bene il colore senza lasciare né spessori diversi né trasparenze. Il colore deve essere coprente. In caso non lo fosse, i casi sono due. O avete ceduto con il medium, oppure avete il pennello bagnato di acquaragia. Per comodità giriamo la tela, per favorire il movimento naturale della pennellata. Ora che abbiamo messo in sicurezza il contorno delle mele, possiamo permetterci di usare un pennello più grande. Useremo il pennello piatto.
Cambiamo pennello e torniamo al numero 5. E rifiniamo la parte che ci mancava. A questo punto, se noi guardiamo il dipinto inclinato verso una fonte luminosa, vedremo ancora delle pennellate. Qui entra in gioco il famoso ventaglio, da usare tassativamente asciutto. Con delicatezza e usando solo la parte estrema del pennello, iniziamo a pennellare dall'alto verso il basso senza timore di sporcare le mele. Dobbiamo togliere lo spessore di colore che si forma quando delimitiamo un'area durante la stesura. Ricordiamoci di pulire spesso il colore dal ventaglio, pennellando sulla carta assorbente. Controlliamo che non ci sia rimasta qualche traccia di pennellata inclinando il dipinto verso una fonte luminosa. Ora ci dedichiamo alle ombre delle mele usando sempre il nero ed un pennello numero 5. Togliamo il colore in eccesso sul pennello passandolo sulla carta assorbente. Laviamo il pennello nell'acqua raggia e lo asciughiamo con attenzione. Bagniamo il pennello numero 5 nel medium. Togliamo il prodotto in eccesso. E prendiamo il colore della prima gradazione che abbiamo creato, il numero 2. Iniziamo a stendere il colore numero 2 vicino allo sfondo nero senza toccarlo.
Ora iniziamo a sfumare le ombre tratteggiando tra i due colori. Dobbiamo cercare di seguire un ordine continuo e lineare delle pennellate per tutta la lunghezza. Terminata una sezione di sfumatura, ripartiamo ugualmente con la successiva, sempre tra le due tonalità, con pennellate brevi. In questo modo avremo creato un'ulteriore sfumatura tra le preesistenti tonalità. Puliamo il pennello dal colore in eccesso con la carta assorbente. Carichiamo il pennello di colore numero 3 e ripetiamo l'operazione. Terminata la stesura della tonalità, riprendiamo a sfumare in questa parte del dipinto seguendo il procedimento di tratteggio eseguito prima. Puliamo il pennello con la carta assorbente dal colore in eccesso e lo laviamo in acqua ragia, avendo sempre cura di asciugarlo con attenzione. Intingiamo il pennello nel medium e togliamo con la carta il prodotto in eccesso. Ora, con il pennello numero 5 e il colore 4, andiamo a completare la stesura di colore del piano di appoggio delle mele, cercando di non toccare i colori stesi in precedenza. Facciamo attenzione a non diluire troppo questo colore con il medium, perché è un colore semicoprente e tende ad una leggera trasparenza. A questo punto possiamo cominciare a toccare il colore vicino tratteggiando con il pennello intriso di tonalità 4, proseguendo con la sfumatura. È importante non saltare da una parte all'altra, ma proseguire tratteggiando tra i due colori con ordine. Solo in questo modo riusciremo ad eseguire una piacevole sfumatura.
Se vogliamo schiarire, la pennellata tratteggiata partirà dal chiaro verso lo scuro. Se invece vogliamo scurire, il procedimento sarà inverso. Ora è il momento delle ombre. Passiamo la tonalità 3 tra i due colori e, tratteggiando, sfumiamo i contorni. Adesso avremo bisogno di un pennello in martora senza punta, usato morbido, da usare asciutto a mo' di piccolo ventaglio. In mancanza di questo pennello, di un pennello usato, provate con uno nuovo, cercando di aprirlo passandoci il dito di traverso come mi avete appena visto fare. Riguardiamo il dipinto inclinandolo verso una fonte luminosa. Come vedete ci sono ancora evidenti tracce di pennellate. Prendiamo un altro nuovo pennello a ventaglio asciutto e ci passiamo il dito di traverso per dividere le setole. Iniziamo a sfumare le parti scure e proseguiamo con ordine verso le parti chiare, incrociando le pennellate. Puliamo il pennello sulla carta, togliamo il colore e, se vediamo che le setole si sono unite, sarà il caso di usare un nuovo pennello asciutto.
A questo punto diamo un po' di luminosità alla base usando la tonalità numero 5. Ora prendiamo un nuovo ventaglio per definire le ultime sfumature. Andiamo tranquillamente con le pennellate contro le mele, senza timore di sporcarle. Asciughiamo spesso il pennello sulla carta. Controlliamo il risultato. Le parti opache non sono un difetto o un nostro errore, con la verniciatura finale spariranno. Correggiamo altre eventuali pennellate evidenti e siamo giunti al termine della nostra prima lezione. Riprenderemo con la seconda lezione dopo 24-48 ore per lasciare che il colore si asciughi.